un po' di persone hanno parlato, parlano un sacco di invidia c'è in questo sport, hanno parlato Martina è scoppiata, Martina è già finita, cioè per una gara ho fatto oggi, mi aspettavo un tour di forza, quindi stamattina mi sono risparmiata, volevo fare un grande 1500 oggi pomeriggio e così è stato, quindi il gesto è stare zitti alla gente e non parlare. Hai dato la tua risposta, ma soprattutto l'hai data in acqua. Sì, sì, volevo fare un grande 1500, l'ho fatto, ho dato conferma alla gente che Martina non è scoppiata. Bene così. Ciao! E qui Pietro Sollecchia ci fa vedere il replay. Qualche cosa che non aveva digerito bene Martina Caramignoli, la migliore risposta per un atleta, al di là delle considerazioni che si possono fare dopo, è quella che si dà in vasca, che si dà durante la propria prestazione, ed è arrivata una prestazione maiuscola per la nuotatrice dell'Aurelia. Ora entriamo nel campo delle staffette, le gare che concludono il programma. Cominciamo con la 4% mista donne, apre il quadro l'Ispra e poi verso il basso la Larus, Aurelia, Plaintin Veneto, Rarinantes Florencia, Forum Sport Center, Nuoto Livorno e Circolo Canottieri Aniene. La gara dell'Aniene e lo scudetto, e questa è la staffetta che loro non possono perdere, non vogliono assolutamente perdere. Staffetta fenomenale nel scomponendo atleta su atleta, Gemo vincitrice del dorso, Descendis vincitrice della rana per meno di 200, Dilitto del centro del fino chiude la Pellegrini, per cui non male, non male. Assolutamente, dietro è gara ancora tra Larus e Aurelia per il secondo posto, mentre per l'ultima e penultima posizione oramai Ispra e Rarinantes per la Serie B. Aurelia e Larus peraltro vicine di corsia, alla 3 la Larus, alla 4 l'Aurelia, insomma probabilmente la battaglia più interessante in questo momento, capire quale sarà ancora il margine di vantaggio dell'Aurelia prima della staffetta finale, che parlerà sicuramente voce Larus. Intanto il recupero nelle ultime bracciate da parte della Sorriso sulla Denardi, più veloce però Veronica Panettone a scappare a Nicola Valentini. Elena Gemo che ha chiuso i suoi 100 dorsi in 1:02:76 dietro praticamente appaiate, e con lo stesso crono Valentina Denardi e Federica Sorriso 1:03:85, 1:09 il ritardo dalla Gemo per una Larus e per una Aurelia, che dunque rimangono appaiate. Vedremo poi le altre frazioniste cosa faranno, Panattoni per la Larus, Valentini per l'Aurelia nella rana, poi Delfino con Zonno per la Larus e Albenzi per l'Aurelia. Chiuderanno Giada Galizzi, stile libero Larus, e Flavia Zoccari, stile libero Aurelia. Beh, ancora un po' di incertezza, anche se il Delfino dovrebbe essere la frazione migliore per l'Aurelia. In ogni caso la gara a squadra cambia spesso gli equilibri, per cui da seguire davvero con grande attenzione. Oltretutto la battaglia tra le due squadre le sta riportando anche a ridosso del canottieri Aniene. Eh sì. Al termine della rana potrebbe... No, ancora in vantaggio la... il circolo canottiere Nieni, sì. Bella la prestazione della Gemo, suggellare anche la sua prova. Lei è una di quelle atlete, la Gemo, che ha vinto tantissimi campionati a squadra, sempre dato dei contributi formidabili. Sempre in vantaggio la Niene, ma hanno ridotto il proprio ritardo sia l'Aurelia che la Larus, con l'Aurelia che con Nicole Valentini negli ultimi 20 metri ha avuto qualcosa in più da bruciare. Ed ora Delfino, Zonno in vasca per la Larus, Albenzi per l'Aurelia, per la Niene c'è Elena Di Liddo, virata con la Niene 2:41:93, segue l'Aurelia, dopo c'è la Larus, Nuoto Livorno, Forum, Plaintin Veneto, Rarinantes Florencia, Ispra, queste le posizioni con la Niene al comando e con Valentina Zonno che prova a riportarsi sotto a Emanuela Albenzi, che comunque mantiene il vantaggio conquistato da Nicola Valentini nella rana. Addirittura provano ad avvicinarsi ancora un pochino di più ad Elena Di Liddo, che comunque riesce a gestire il vantaggio dell'Aniene e a lanciare Federica Pellegrini per l'ultima frazione. Nessun problema quindi per i campioni d'Italia per la quinta volta consecutiva, per la sesta volta in assoluto, a vincere anche la staffetta femminile, allungare ulteriormente il vantaggio dietro l'altra squadra romana, quella dell'Aurelia, che ha spallate, guadagna ulteriori punti nei confronti diretti con la Larus fino a questa gara terza in classifica, quindi podio
tutto romano per il campionato squadre di questa stagione. Erano anni che non accadeva. 26-82 lanciato per Giada Galizzi della Larus, distacco sensibile rispetto all'Aurelia, sta recuperando rispetto alla Rana e al Delfino Giada Galizzi, anche se ha speso tanto in un primo 50 sparato, mentre Federica Pellegrini va a chiudere la vittoria dell'Aniene, che dunque oltre allo scudetto si aggiudica l'ennesima gara, in questo caso la 4% mista. 4-0-9-0-5 all'arrivo, poi Aurelia e Larus per il